No, ma come Cancelo? Ma dovevamo prendere Darmian, italiano, da grandi sicurezze in difesa. Dai, ma poi costa anche tanto, Cancelo, dai. Sono 38 milioni, forse 40. Addirittura pensate che li pagheremo neanche quest'anno, neanche l'anno prossimo, ma dilazionati e spalmati in più esercizi. Veramente costa troppo, Cancelo. No, non sono d'accordo. Bisognava prendere Darmian per stare tranquilli, sicuri. Metti Darmian, ti fa il compitino e siamo tutti felici. Poi mica possiamo spendere tutti questi soldi per giocatori più forti. No, dobbiamo accontentiamoci di quelli abbastanza bravi. È italiano. Darmian è italiano, cosa volete? Vabbè, basta, dai. Esco dallo scherzo e dal sarcasmo perché ormai è fatta per João Cancelo. Non voglio sembrare antipatico, però sinceramente mi fa un po' sorridere chi preferisce Darmian a João Cancelo. Sinceramente penso che non ci sia proprio paragone a livello di qualità tra i due giocatori. Darmian, tra l'altro, è un 89, Cancelo è un 94, quindi è vero che lo vai a pagare una certa cifra, ma te lo tieni per molti anni. Cancelo non ha assolutamente deluso in Serie A con la maglia dell'Inter, va detto. Vi dico alcuni numeri. Ha giocato poco più di 20 partite in Serie A, all'inizio non giocava tantissimo, ha fatto un gol, 3 assist, 76% di precisione nei passaggi, ha creato 11 occasioni da gol e anche sulla fase difensiva non ha lasciato a desiderare, deve migliorare, può migliorare, lo farà, ma parte col piede giusto perché 1,3 recuperi a partita, 1,6 tackle a partita e 1,3 salvataggi difensivi a partita. Una sola palla persa in media per 90 minuti, ha fatto anche 1,7 dribbling riusciti a partita, cioè il 58% dei dribbling tentati sono riusciti, e 4,9 contrasti vinti a partita, cioè la metà dei contrasti tentati. Quindi un giocatore a tutto tondo, che ha caratteristiche affinate veramente in tutte le fasi, fa completamente tutta la fascia. Se guardate la sua heatmap stagionale, gioca anche molto in area di rigore, quindi fa anche la fase difensiva, non è uno che non torna indietro ed è utilizzabile veramente in tutti i ruoli, terzino, esterno, di centrocampo e ala, sempre sulla destra ed è un piede destro naturale. 27 maggio 94, i 24 anni che ha, li ha appena compiuti, ha una valutazione di mercato di 27 milioni, lo stiamo pagando circa 38, il Valencia ne voleva 40, la Juve pare che la stia spuntando, alla fine la spunterà comunque per il prestito con obbligo di riscatto, quindi adesso paghiamo quasi nulla. L'anno prossimo una parte e forse tra 2 anni finiamo di pagare João Cancelo. La solita operazione con occhio al bilancio da parte della Juventus che ha avuto ottimi frutti fino adesso. Che giocatore è João Cancelo? João Cancelo è sicuramente un giocatore molto molto interessante, l'ho già detto, non ha assolutamente sfigurato nel suo primo anno in A e per un portoghese che non aveva avuto esperienze anche di livello tattico simili e che è così giovane non è assolutamente una cosa da buttare via, è un dato significativo. Potrebbe essere, anzi sarà probabilmente, il secondo acquisto più costoso nel reparto difensivo nella storia della Juventus, dopo Lilian Thuram pagato l'equivalente di 41 milioni. Quindi, anzi no, ho proprio 41 milioni, adesso non so, non ricordo esattamente, ma forse c'erano ancora le lire. Quindi questo sicuramente è un dato importante, va detto che comunque lo paghiamo tanto Cancelo. Ma ragazzi, Darmian, che giocatore sarebbe stato? Io ho già detto che per quanto mi riguarda, se viene Cancelo non viene Darmian e viceversa, non credo sinceramente che adesso ci sarà ancora da parlare su Darmian alla Juve, non c'è spazio, cioè dove lo metti? Con Cancelo abbiamo Cancelo e De Sciglio a destra, a sinistra c'è ancora Alex Sandro, De Sciglio può fare anche il terzino sinistro, Spinazzola dovrebbe comunque rientrare prima o poi e come ho già detto anche nell'altro video di oggi, Emre Can può fare anche il terzino sinistro. Difficile che lo vedremo in quel ruolo, ma lo ha fatto tante volte in carriera. Quindi voglio dire, siamo comunque coperti sui reparti, comprare un altro terzino che sarebbe il quinto, tenendo conto anche di Spinazzola, la trovo una cosa fuori luogo e non c'è spazio nelle liste, quindi non potrebbe neanche giocare poi chissà quante partite, anzi toglierebbe spazio ad altri. Detto questo, non credo che l'acquisto di Cancelo sia una bocciatura per De Sciglio, come qualcuno sta dicendo. De Sciglio è un altro giocatore diverso. De Sciglio è un terzino di poca spinta, è un terzino di grandissima pulizia e di grandissima precisione tattica. De Sciglio tatticamente può insegnare calcio a tantissimi giocatori di Serie A. Lo dico con grande serenità, l'ho già detto.
De Sciglio non è assolutamente un giocatore scarso. Certo, tecnicamente non è un giocatore eccelso, non è un giocatore che ti fa la sgroppata sulla fascia e ti mette dentro cross illuminanti, non è il giocatore che sulla tecnica, ecco, sullo scambio corto eccelle, ma è un giocatore di assoluta garanzia in fase difensiva ed è giovane, non come Darmian che ha la mia età e quindi a questo punto chiamate me a fare il terzino, vado meglio, costo anche meno se volete. Quindi De Sciglio me lo tengo tutta la vita, va benissimo perché è già migliorato tanto la Juve e può ancora migliorare tanto. Con Cancelo abbiamo la soluzione, l'altra soluzione, cioè abbiamo l'Alex Sandro di destra. Non a caso avevo fatto un video quando si era iniziato a parlare di Cancelo alla Juve, lo trovate qui sul canale, in cui ho fatto un confronto tra Cancelo e Alex Sandro. È vero che uno è destro e l'altro è sinistro, è mancino, ma i terzini sono uguali, non cambia nulla la fascia in cui giocano, e dal raffronto è venuto fuori che Cancelo non sfigura al cospetto di Alex Sandro, anche se Alex Sandro è comunque ovviamente più forte. Quindi dobbiamo solo aspettare l'ufficialità di questa trattativa. Gianluca Di Marzio, che è molto ovviamente è informato su tutte queste trattative, ha detto che l'affare non si è ancora fatto ma si farà, si sta lavorando sulla modalità di acquisto, sulla modalità di pagamento. João Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus. Io sono molto felice di questo perché lo volevo già l'anno scorso alla Juve, già l'anno scorso, poi fu preso dall'Inter, e Inter che in questo momento sta impazzendo, soprattutto i tifosi interisti non riescono ad accettare l'idea che un giocatore forte non sia stato riscattato da loro e ce lo siamo preso noi, lo stiamo prendendo noi. C'è da capirli ovviamente, è comprensibile il loro rammarico, ma va detto che se una squadra come la Juve fa programmazione e tiene il bilancio con i conti a posto da tanti anni, è in grado anche di spendere una cifra simile per un difensore, per un terzino, e loro invece non potevano, l'Inter non poteva riscattarlo, doveva solo riscattarlo, non ha potuto farlo perché non avrebbe potuto sostenere quel costo nell'esercizio di bilancio scorso, quindi quello che in effetti ancora non si è concluso, che si concluderà il 30 giugno. Noi invece lo possiamo acquistare sia prima che dopo, e quindi lo prendiamo comunque, e con buona pace degli interisti che adesso stanno veramente impazzendo, soprattutto, dicevo, i tifosi. Allora, aspettiamo l'ufficialità di João Cancelo, arriverà a breve e lo accoglieremo come altro acquisto della Juventus dopo Emerjan, dopo Perin, Caldara, che erano già stati annunciati insieme a Spinazzola. È una campagna acquisti che sta andando, devo dire, abbastanza in maniera soddisfacente. Se vi è piaciuto il video mettete like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, in ogni caso attivate la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi video. Lasciatemi i vostri commenti, fate un salto nella descrizione del video dove ci sono tutti i link per seguirmi sui miei profili social. A presto e sempre Forza Juve!